Decima edizione per Creativamente Senza Alcol, il progetto contro l'alcolismo giovanile promosso dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria e dai Lions Club della provincia, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria. Sono stati 20 gli studenti premiati per l'originalità dei loro lavori. Alcuni sono stati realizzati singolarmente, altri in gruppo. 10 le scuole secondarie di primo grado cui è stato destinato un assegno da 250 euro per l'acquisto di materiale didattico. Una giuria di esperti ha esaminato tutti gli elaborati, disegni, slogan audiovisivi prodotti dai 1840 studenti di 34 scuole della provincia. Abbiamo toccato quasi 20.000, per la precisione 18.700 ragazzi delle scuole medie. Le scuole si sono alternate, tutti gli anni non c'era lo stesso numero di scuole, la stessa tipologia di scuole, comunque con una media di 100, 115, 120 scuole per anno. I ragazzi hanno aderito entusiasticamente in tutti questi anni al progetto, anche i professori soprattutto, e hanno pensato che questo fosse veramente utile per la formazione e l'informazione corretta fatta da persone con una qualifica professionale per cercare di contrastare questo fenomeno dell'abuso dell'alcol. I dati lo dimostrano, abbiamo avuto un picco mondiale e soprattutto anche europeo e italiano negli anni dal 2003 al 2009. Il fenomeno appare in regressione soprattutto nelle sue forme più gravi, che sono l'abuso compulsivo, quello che in inglese si chiama binge drinking, cioè nel senso che è diminuito il fenomeno dello stordirsi bevendo compulsivamente 4, 5, 6 bevande alcoliche anche di qualità diversa, il che ci ha consentito di perlomeno far capire che l'abuso inteso come stordimento è un dato estremamente negativo. È cambiata in questi anni la tipologia del bere, perché mentre prima i nostri padri, i nostri nonni bevevano vino o birra soprattutto a tavola, adesso questo fenomeno è cambiato e si beve soprattutto negli happy hour e quindi negli aperitivi, in queste apericene e anche dopo cena, su fenomeni di stordimento collettivo. Fenomeno preoccupante perché diventa la porta per altre dipendenze che possono essere la droga o comunque dipendenze di vario grado che portano poi ad allontanarsi da una corretta percezione delle cose della vita. La collaborazione è nata grazie al fatto che sia nel presente che nel passato molti soci Lion, tra cui il sottoscritto, hanno ricoperto cariche in alcune istituzioni. Io nel passato sono stato direttore sanitario dell'ASL, per cui questo discorso ho potuto organizzarlo anche in senso professionale. Prima ero capo dipartimento, come capo dipartimento è il dottor Bartoletti delle dipendenze. Siamo riusciti a fare questo grazie a una grossa coesione di situazioni, per cui il bello, cioè la grandiosità, o perlomeno, senza esagerare, il risultato positivo di questo progetto è il concerto, è la coesione, la concertazione di tutte queste strutture che hanno potuto farlo a livello professionale. Antonella Talenti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, questo tipo di iniziative che ovviamente sono continuative, non è soltanto uno spettacolo ma è un momento, è un lungo percorso, non è soltanto un momento, a che cosa servono nei confronti dei ragazzi? Come si possono davvero educare i ragazzi a saper usare l'alcol con correttezza, con rigore? Io parlo in rappresentanza dell'UST di Alessandria, quindi del dottor Calcagno, e sicuramente lei ha colto in pieno quello che è il significato dell'iniziativa, perché questo esempio di sinergie virtuose come quello rappresentato da questa iniziativa, in questo caso nello specifico tra ASL di Alessandria, Lions e UST, sono uno dei modi attraverso i quali la scuola può in effetti mettere in atto dei percorsi di significato nei confronti degli alunni in quella fascia di età,
particolarmente fragile e significativa, che è la scuola, ex scuola media, adesso si chiama scuola secondaria di primo grado, ai fini di prevenire rispetto a delle problematiche, degli aspetti, delle tematiche sociali così importanti come appunto la prevenzione all'alcol, all'uso e all'abuso di alcol. Per le scuole questo percorso, che è arrivato alla 10ª edizione, quindi ha avuto un grande successo, è stato portato avanti con continuità, è stato un modo per poter realizzare in maniera più completa e significativa i progetti di educazione alla cittadinanza attiva responsabile che tutte le scuole mettono in atto e che fanno normalmente parte dei piani dell'offerta formativa appunto delle scuole, e sicuramente i percorsi di cittadinanza attiva, grazie ad iniziative di questo tipo, hanno garanzia di miglior riuscita, perché grazie anche all'apporto di esterni che entrano nelle classi con un contatto diretto con i ragazzi riescono a coinvolgerli in maniera più totale e anche più appassionante, più coinvolgente, insomma, sicuramente a garanzia di una riuscita. Per di più c'è anche l'apporto poi dei ragazzi diretto con la produzione di questi materiali, per i quali riceveranno anche una premiazione. E i ragazzi vengono stimolati appunto attraverso la creatività, creativamente senza alcol è proprio il titolo. Come dice il titolo stesso, questa è la filosofia nella quale va letto tutto il percorso, e quindi l'UST non può che ringraziare, essere grato dell'opportunità che, ripeto, l'ASL e i Lions mettono a disposizione del territorio, perché nella speranza, insomma, con l'auspicio che ovviamente si possano portare avanti anche negli anni a venire. Sì, è un'iniziativa che i Lions promuovono ormai da un decennio, ha avuto un successo straordinario se pensiamo ai numeri dei ragazzi che in questi anni hanno prodotto lavori, elaborati, disegni, con tutta la creatività di cui sono capaci, e al fine di un percorso che hanno compiuto con i responsabili del Dipartimento dell'ASL delle dipendenze. Ed è un messaggio importante, non solo perché è legato al lavoro di approfondimento e di creatività, ma perché questi ragazzi possano essere ambasciatori da questo momento in poi presso i loro amici, nelle dinamiche delle compagnie che spesso ti portano a pensare che il divertimento debba appunto dipendere da qualcosa che ti fa sballare, come è stato detto, e che in realtà dietro c'è un percorso che non ci rende liberi. Ecco, poiché loro sono ancora molto piccoli rispetto, diciamo, a queste abitudini, ma abbiamo visto adolescenti andare in coma etilico, abbiamo visto le problematiche che l'alcol, anche assunto una sola volta, può causare sullo sviluppo dei ragazzi, è molto importante che da un punto di vista medico-scientifico ne siano a conoscenza e che usino appunto la creatività per essere portatore di un messaggio di libertà da queste dipendenze. E credo che questa sia una lodevole iniziativa, sempre molto partecipata, e quindi a loro va il nostro grazie. Anche le suore di Madre Michel alla premiazione di Creativamente Senza Alcol. Voi vi occupate di persone anziane, di persone disabili, però siete qui per mostrare la vostra partecipazione alla vita della città. Allora, in effetti noi ci occupiamo di anziani handicappati, questa è una nuova esperienza, cioè che mi piace, nel senso di dire anche interessante, perché interessa anche i bambini, per cui magari nel rapporto con i parenti, con le scuole che vengono a far visita nelle nostre strutture, possiamo anche dare qualche suggerimento. Il problema dell'alcolismo appunto è un problema diffuso e si parte dall'educazione. In fondo anche Madre Michel si è occupata fin da subito dei bambini e dei ragazzi, soprattutto quelli abbandonati a se stessi. Certo, anche Madre Michel si è occupata. Allora probabilmente non c'era il problema dell'alcol, ma magari veniva colpito le persone in età più matura. La madre ha sempre aiutato qualsiasi povertà, quindi anche questo fa parte della povertà, e quindi credo che sia giusto approfondire questo discorso.